Io è la prima volta che faccio Chekhov, anche se come tipo di attore sono abbastanza, diciamo così, come impianto fisico, abbastanza russo, insomma. Però non mi è mai capitato. In realtà dovevo fare nel 2000 l'Opachin nel Girone Ciliegi, sempre con Marco Bernardi, però stavo facendo l'annaspo con Maddalena Crippa, la regina della Pezzoli, per cui c'era questa sovrapposizione e non sono riuscito a farlo. Sono contento di averlo fatto adesso perché ci sono dei drammaturghi che sono dei passaggi obbligati per gli attori, e Chekhov è uno di questi, è come Beckett, come Pinter, come Shakespeare, come questi grandi autori che in definitiva non sono altro che anelli di una medesima catena, perché con le dovute differenze affrontano sempre la realtà, la vita, l'esistenza, i grandi temi nello stesso modo, con risultati anche differenti, con lingua differente. Però non è un caso che, per esempio, molte volte ci sono dei riverberi. Per esempio, in Chekhov riverbera moltissimo Shakespeare, l'Amleto, proprio nel Gabbiano. Ci sono proprio delle citazioni Esplicite. esplicite, e anche indirette. Per esempio, quando Nina dice "La mia carrozza è al cancello", ti viene in mente che anche Ofelia dice "Avanti, la mia carrozza", ed è l'uscita dopo la follia, la scena della follia. Quindi la prima volta che lo faccio mi ha abbastanza sconvolto l'esistenza, perché mi ha obbligato a pensare alle tonnellate d'amore che Chekhov ha messo proprio nel testo e al rapporto che io personalmente ho con questo sentimento. Perché tante volte uno non ci pensa, vive la vita, continua a viverla senza fermarsi mai È il tuo a pensarla. personaggio che è così indolente, no? Tu sei sempre stato dipinto come il tenebroso, volitivo a tratti, non tu come persona ovviamente, ma i tuoi personaggi spesso, anche nella tua esperienza filmica, spesso Ferreri, per ricordare uno dei grandi con cui hai lavorato, ti ha dipinto addosso quasi questo personaggio, no? Guarda, io sono un attore Ecco. eccentrico. Eccentrico è una qualità, è anche un limite, nel senso che in 30 anni di lavoro è la prima volta che sono scritturato da un teatro stabile, questo vorrà pur dire qualcosa. Ho sempre preferito fare delle robe più estemporanee, meno blindate, meno sicure, per natura, perché io sono autodidatta, non ho fatto scuola, ho cominciato direttamente Ecco, infatti a lavorare. ricordiamolo, perché tu sei uno che nasce da un'esperienza Beh, io facevo il maestro assolutamente. Esatto, elementare, sei facevo il maestro, maestro elementare, insegnante, però devo dire la verità, anche ero musicista però, musicista, sì, ecco, questa è suonavo una. con la tromba, il conservatorio, così. Poi ho smesso, non ho più continuato e quindi questa spinta creativa, creatrice che avevo comunque, si è incanalata verso l'arte drammatica. Che per me, devo dire la verità, è stata una seconda scelta, cioè è stato un ripiego, nel senso che Ecco, se qual era il avessi sogno nel cassetto del bambino Donadoni? Suonare, tu volevi suonare. suonare, se fare musicista, così. Però è anche vero che tante volte la vita ti devia su un binario che non è il tuo, no? E magari fai un percorso più particolare, magari come musicista sarei stato meno significativo di quanto la mia esperienza sarebbe stata meno significativa rispetto a quella che per me è stato fare l'attore, perché Però resti comunque un attore appunto non convenzionale sicuramente nel tuo percorso di no, scelte. del tutto non convenzionale, Ecco. perché tante volte proprio me lo E quindi ci dicono. avrai la libertà di poterci dire per esempio una cosa che ti va genio del teatro italiano di questi giorni e una che non ti va genio. Ma guarda, a me va a genio tutto quanto è fatto con sincerità, con profondità e con senso del rischio. Non amo i finti volteggi dei trapezisti con sotto le reti, che tanto anche se cascano, cascano in piedi. Non mi piace la calligrafia, cioè preferisco una poesia scritta in brutta calligrafia piuttosto che un menù scritto in bella copia.
Non mi piace il teatro gastronomico, quello da cui tu vai via senza aver portato via niente. Non mi piacciono tanto le mode. Non ti saprei dire esattamente... Ecco, dici una moda che ti dà fastidio, per esempio. Ma dice, mi accodo, no, mi accodo a un cahier de doléance infinito, che è quello dei reality, per esempio, sono robe inguardabili, non penso che facciano del male alla gente. Cioè, d'accordo che stanno al posto del vecchio feuilleton, del vecchio romanzo d'appendice, ma non mi piace l'insincerità, non mi piace che qualcosa che è costruito fino all'ultima molecola passi per roba spontanea. Cioè la gente lì fa finta che non ci siano le telecamere, ma lì sull'isola ci sono 25 cameraman, cioè, e fa finta di essere da soli. A me, cioè, secondo me, è una roba che eticamente inaccettabile, perché anche nel teatro, per esempio, a me non piace il teatro del come se, a me piace il teatro del qui e ora, cioè quello che succede veramente, bisogna far finta sul serio, non far finta di far finta. Il teatro non è una pantomima di sentimenti, sono sentimenti, e quindi almeno io cerco di farlo così, di mettere in gioco anche la mia persona. Cioè tu, attore autodidatta, hai faticato molto per arrivare a quello che sei? No, erano altri anni, Ecco. Cioè, praticamente quando ho cominciato io, cioè il teatro lo faceva fare cani e porci, nel senso, altrimenti non avrei neanche cominciato. C'era il famoso decentramento, c'erano miliardi di compagnie, e quindi io ho cominciato assolutamente, ma non dal punto di partenza, ho cominciato indietro, i blocchi di partenza manco li avevo visti, cioè ho cominciato con il teatro ragazzi. Avresti scommesso qualcosa che saresti arrivato qui? Guarda, io proprio qua al Teatro Donizetti, nel 1900, ahimè, 79-80, col mio amico attore che faceva il geometra e un giorno ha cominciato a fare l'attore, Giorgio Carminati, che sì, è di Bergamo, abbiamo fatto una scommessa, abbiamo preso un 5 lire e il Donizetti, prima che lo mettessero a posto, ci aveva delle pietre tutte belle bucherellate fuori, il rivestimento, abbiamo messo questo 5 lire, abbiamo fatto scaletta uno sull'altro, l'abbiamo messo a 3,5 metri dentro in un buco e ci siamo detti: guarda, il primo che arriva al Donizetti a recitare lo toglie questo 5 lire. 8 anni dopo sono arrivato io al Donizetti con i dialoghi delle Carmelitane di Bernanò, regia di Luca Ronconi. Eravamo con Giorgio Carminati qua, che è venuto a vedere lo spettacolo, abbiamo fatto scala un'altra volta e siamo andati nel buco e il 5 lire era sparito. No, sì, no. È accaduto, per cui non c'è. Però... per me allora è stato un traguardo, insomma, di arrivare qua. Però non ho mai pensato, ecco, voglio arrivare là. Ho sempre vissuto beatamente alla giornata, perché non avendo fatto scuola, era tutto regalato. E tutto veniva tutto, capito? Mi alzavo alle 5:30 del mattino, portavo il furgone. Signori, se ci vogliamo accomodare il palcoscenico, iniziamo una prova tecnica. Grazie. Beh, questo è proprio reality, questo è reality per me. Questa è la realtà. E quindi ti dicevo, per me è stato tutto abbastanza regalato, è successo semplicemente. Certo, io mi sono impegnato perché. Da buon Capricorno e da Bergamasco, cioè quando comincio una cosa la devo fare, insomma. E sono stati anni molto belli, anche e soprattutto quelli verso l'89-90, quando ho fatto abbastanza televisione, avevo una mia, insomma. Un grazie allora a Maurizio Donadoni, che decorre adesso alla prova, e un saluto ai lettori di KLP Teatro. Ciao!